Bene amici, mi trovo qui allo stand di Via Marina al Salone Nautico di Genova e vi mostro una novità di questo 2020, l'Idea 80. Uno scafo di 8 metri di lunghezza, 7,99, con una larghezza di 2,55 m, quindi carrellabile e quindi più facile da trasportare anche su strada. Ci apprestiamo a fare la nostra passeggiata a bordo e vediamo che a poppa ci sono due plancette integrate nello scafo, ma a scelta è possibile anche ampliarle e quindi avere l'estensione con due pezzi aggiunti a poppa. La scaletta è piuttosto lunga, quindi possiamo risalire con più facilità e la motorizzazione può essere singola o doppia. L'accesso a bordo è esclusivo dal lato di sinistra, quindi noi risaliamo. Il rivestimento a terra è in EVA, quindi ci offre ottime possibilità di manutenzione ed è facile da mantenere morbido sotto i piedi, quindi non ci dà quell'impatto rigido di altri rivestimenti. Il pozzetto è composto da un divanetto di poppa in stile tradizionale con sedute ricavate all'interno della murata. Quindi noi possiamo scegliere se avere un pozzetto sgombro, quindi tiriamo e abbassiamo in questo modo, oppure avere altri due posti aggiunti. È opzionale il tavolino che possiamo inserire qui e quindi si viene a creare un'area di net dove possono sedere, guardate voi quanto spazio, io direi 5 persone possono starci qui senza nessun problema. In più la seduta si può stendere, quindi solleviamo e si stende, inseriamo l'aggiunzione tra i due cuscini e viene praticamente raddoppiata l'estensione qui del prendisole di poppa. Alle spalle della seduta invece è ricavato il cuscinino esterno. In questa versione esposta non è presente il piano cottura, ma è possibile aggiungerlo qui al posto del tagliere. In basso possiamo scegliere se avere un frigorifero o dei ripiani, mentre qui, questo cavone qui, serve per ispezione dei serbatoi in modo tale che è possibile accedere e controllare i vari serbatoi della benzina senza nessuna difficoltà. La seduta è biposto, ma io direi che anche tre persone possono sederci, mentre la console è spostata leggermente sulla destra. Vediamo che davanti a noi la plancia ci consente di avere tutto sotto controllo con il singolo display, ma è tutto personalizzabile ai gusti dell'utente. I bottoni on off si trovano sul lato destro e lo stereo sulla sinistra. Timone centrale, non mi dà fastidio, vedete, sulle ginocchia ed è molto comodo il gradino. Ci spostiamo a prua tramite questi due gradini che servono ad alzare la cabina ed è molto comodo il maniglione qui ricavato dal profilo del parabrezza che ci consente di avere stabilità e mantenerci saldamente anche quando c'è mare più formato. La battaiola ci dà ulteriore sicurezza e quindi procediamo in avanti. Anche qui il rivestimento è in EVA, in tinta in questo caso con la tappezzeria. Il prendisole di prua, così come la 58 Walk Around che abbiamo testato, io vi lascio il link in descrizione, è totalmente rivestito da tappezzeria. Quindi è molto ampio, per me 4 persone si rilassano comodamente. E io ho anche l'opzione del poggiaschiena, quindi sono qui e mi godo la navigazione stando poggiato con la schiena su questo cuscino. In più la porzione inferiore è bombata, vedete, così ho un supporto anche per il bacino. Infine abbiamo il verricello che si trova all'interno di questo cavone, l'ancora è a vista, quindi noi possiamo effettuare manovre di ancoraggio in totale autonomia stando comodamente seduti in plancia di comando. Ci spostiamo in cabina e vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Io avevo già promosso la 58 Walk Around per lo spazio interno rispetto alle sue dimensioni e qui devo dirvi che il cantiere ha fatto un ottimo lavoro, perché guardate quanto spazio c'è all'interno, ricordiamo la barca di 8 metri, ha un letto matrimoniale molto ampio, classica cabina armatoriale, con porzione che si può sollevare a formare una dinetta interna. In questo caso qui non c'è il frigorifero su questo ripiano, ma è possibile inserire un frigorifero interno anche qui. Gli oblò sono 4 perché sono 3 qui più uno nel bagno che vedremo tra un attimo e la luminosità è assicurata dalle ampie vetrate perché non è presente il passo d'uomo, quindi il cantiere ha compensato con questo ampio spazio che ci offre luminosità in qualsiasi condizione. Al di sotto del piano di coperta è ricavata un'ulteriore cuccetta con il letto da una piazza e mezzo e non ci sono gli oblò per l'aerazione in questo caso, ma è opzionale inserire anche l'aria condizionata, quindi non abbiamo problemi di circolazione d'aria. Il bagno si trova sul lato destro in cabina separata, la cabina separata è fornita di serie dal cantiere, quindi è una soluzione che mi piace molto perché offre maggior privacy. Abbiamo il WC sul lato di destra e il lavello sulla sinistra. La luminosità e l'aerazione sono permesse grazie a questo oblò e abbiamo anche il lavello che può estrarsi e quindi diventare doccia che può scolare grazie a questo ombrinale. E quindi cari amici, questa è l'Idea 80 del cantiere di Amarin, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciatemi un commento. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube e alla mia pagina Facebook. E per tutti i prossimi video, ci vediamo sempre sul mio canale.